siamo qua perché abbiamo saputo che prossimamente in Regione Lombardia ci sarà un incontro, in cui ci sarà anche la CGIL per decidere la mobilità per i festi lavoratori. Diffidiamo fin da oggi di firmare qualsiasi accordo sulla testa e sulla pelle di questi lavoratori. La mobilità non esiste, se viene fatto un accordo del genere è una truffa e tutti verranno chiamati a rispondere di questa truffa. Questi lavoratori, al 99% immigrati, hanno deciso invece giustamente di rivendicare i posti di lavoro. Non voglio l'elemosina della mobilità, non voglio 10.000 euro per essere buttati fuori. È che dopo 10 anni che ci fanno il culo di questi cazzo di posti, altro che 10.000 euro dovete dargli. Ok, siamo qui oggi per protestare davanti alla CGIL, perché noi, per noi la CGIL, con il gioco che sta facendo con la LD, anche le cooperative che lavorano dentro lì, a noi non va bene, perché lì il lavoro c'è, quelli che hanno assunti fanno 14-12 ore, loro stanno parlando di apertura della mobilità, che vuol dire licenziamento, questi sindacati oggi come oggi difendono solo l'interesse dei padroni, lo difendono l'interesse dei lavoratori, quindi noi saremo qui sempre a protestare per ottenere il nostro posto di lavoro, perché avevamo ottenuto dei risultati in cui dovevamo ritornare a lavorare, poi all'ultimo momento hanno fatto saltare l'accordo, la LDD e i cooperativi. E la TGR dov'è? Stanno comunicando in solidarietà, e questo sarebbe un sindacato, ormai questi sindacati sono i consulenti dei padroni, lo stiamo dicendo da anni, abbiamo preso le denunce per questo. Massimo Berselli è stato qua poco fa, ha parlato con la CGIL, ci ha lasciato a casa. Il signor Massimo Berselli portava l'iscrizione della CGIL agli operari a Capriate, è vergognosa. Un datore di lavoro che porta l'iscrizione di un sindacato obbliga i suoi dipendenti di iscriversi con la CGIL, è vergognoso. Hanno venduto i lavoratori, 160 famiglie senza un reddito, siamo a casa dopo 15 anni di lavoro. Quindi gli altri sindacati non fanno niente e parlano della mobilità. Noi la mobilità non la vogliamo, vogliamo il posto di lavoro, perché il lavoro c'è per tutti, perché lì dentro fanno 12-14 ore al giorno. Quindi noi non molleremo, protesteremo fin da ottenere il posto di lavoro.